Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, questa sarà una randomizer un po' particolare e ho scelto di portarla proprio su Pokémon Smeraldo perché Pokémon Smeraldo è un gioco che ho portato già in randomizer nel 2015, se non erro. E la randomizer che andrò a fare oggi è particolare perché non è la classica randomizer dove tu catturi Pokémon random, i tuoi avversari hanno Pokémon random e tutte le mosse sono random, e le abilità e gli strumenti, eccetera, eccetera. Sarà una cosa un po' diversa. In poche parole, tutta la mia squadra cambierà ad ogni singola lotta che farò. Mentre i Pokémon selvatici e quelli degli allenatori, le loro mosse e le loro abilità, resteranno tutte quante invariate. Quindi l'unica cosa che davvero cambia è il mio team ad ogni lotta. Quindi iniziamo una nuova partita e vediamo chi ci capiterà come primo Pokémon randomizzato. Il gioco purtroppo è in inglese perché sulla ROM italiana il gioco non si applica. L'hanno programmato solo per quella inglese, anche perché l'ho presa da una chat di Discord e quindi. Ecco qua, andiamo a salvare il professor Birch. E il primo Pokémon che prendiamo ovviamente sarà il classico Torchic, Trico o Mudkip, ma una volta finita la lotta cambierà totalmente. Quindi gli diamo anche un soprannome, è Torchic ancora, stranamente. Lo chiamo Rando per un motivo particolare, tipo Randomizer o tipo Lando. Attenzione, abbiamo uno Sharpedo! Wow, prima lotta contro un selvatico e abbiamo uno Sharpedo. Direi allora di incamminarci contro la prima battaglia che avremo contro. Wow, Milotic, contro la nostra avversaria, la rivale. È un po' inutile anche levellare perché, beh, sarà randomizzato, quindi vediamo un po' chi ci capita. Pelipper, una scelta pessima, però abbiamo attacco d'ala che potrebbe rivelarsi utile. Lei ha azione e ci fa solo 3 danni e con un attacco d'ala vinciamo! Wow! Allora, direi che possiamo iniziare a catturare un po' di Pokémon e iniziare, insomma, la formazione della squadra che, beh, sarà randomizzata, appunto. Abbiamo un Wailord, mamma mia. Fatto fuori quel Pocino, mamma mia, poverino. Un Sunflora con Botta e Absobo. Ma che. Abbiamo una Latias! Vediamo un po', va KO. Ok, non va KO, va Armpole. Possiamo catturarlo? Vai. Ok. Di che soprannome gli do? Inizia a prendere forma la squadra, eh. È ancora un piccolo Vurpal, quindi direi di andare anche a curarci al centro Puchimans. Sarà dura, ragazzi, perché poi dovrò anche allenarli. Oddio, no, no, via, scappa, scappa. Qual è il team ora? Ah, Swinub, ok. Magikarp, davvero? Chi altro abbiamo? Un Salamence! Wow, possiamo allenarlo! Avrei allenato già i miei Pokémon a livello 6 e 7, il che potrebbe rivelarsi totalmente inutile, visto che ci sono Pokémon che a livello 6 e 7 non hanno neanche una mossa di attacco, ma solo difensiva. E attenzione, Miser è un Arbok! Non male! Non male davvero! Abbiamo Poison Sting e Bite, ovvero veleno spina e morso. Poison Sting fa molti danni, buono. E ha perso, ok. Vediamo un po' chi era l'altro Pokémon. Ah, un Primeape, ok. Insomma, allenarsi potrebbe rivelarsi inutile. Petalipoli vuol dire Lino che cerca di catturare un Pokémon e purtroppo dobbiamo aiutarlo. Quindi diamoci una mossa. Per fortuna che posso mandare avanti velocemente. Ma non è vero, l'ha mandato KO, non l'ha catturato! Attenzione, qui incontriamo un losco figuro. Quello è semplicemente un talent scout. Beh, un altro Pokémon entra in squadra e lo chiamo Extreme. Attenzione, c'è un membro del team Hydro. Oi oi. Non ho paura. Non è che si è messo tanto meglio con gli altri, eh. Però insomma, già Extreme sarà a livello 5, è già qualcosa. Boh, dovrei allenare un po' tutti a dire il vero prima della sfida in palestra. Però ragazzi, boh, è inutile. Magari mi capita un Pokémon d'acqua potentissimo proprio durante il capo palestra. Allora, sfida in palestra, affronterò tutti quanti gli allenatori. Vediamo un po' il primo avversario cosa ci fa capitare. Un Pichu, malissimo.
un Marip e un Credili. Ma non ce n'è uno buono. Lo sto facendo flinciare di continuo con Astonish. Ok, grande, andata. Insomma, la prima era proprio Pokémon sbagliati sbagliati. E un'altra in doppio. Attenzione, abbiamo creato un sostituto. Possiamo attaccare con confusione. Possiamo vincerla, possiamo vincerla. Attenzione. Vabbè, andiamo avanti così, ragazzi. Purtroppo è difficile. Ok, andata, andata. Ok, perfetto. Ok, adesso cercavo palestra. Questa l'ho velocizzata tantissimo, ragazzi, perché era impossibile stare lì a perdere tempo con confusione e doppia sberla. Non si finiva mai. Ok, siamo pronti contro la prima capopalestra, Roxanne, detta anche Petra in italiano. Geodude. Io ho Golem. No? Attenzione però. Abbiamo sicuramente un attacco di tipo lotta. Doppio calcio, è fatta. Ragazzi, è fatta. Vai. Tranquillissima, sì, va tranquillissimo. Perfetta. Ragazzi, per fortuna, almeno contro il capo palestra abbiamo una possibilità. Abbiamo Rolling Kick, vai, calcio rullo. Wow! E vinciamo così, molto facilmente, ovviamente, grazie appunto a Hitmonlee. La prima lotta contro la capo palestra Petra, nonché la prima lotta contro un capo palestra in generale. Di fuori dai piedi. Attenzione, c'è qualcuno che ha rubato qualcosa, the goods. Il dipendente della Sylph ci ha detto che un losco figuro gli ha rubato qualcosa e noi dobbiamo riprenderla perché... Boh, motivi di storia? Che succede? Lui stava camminando con il suo amato Pico e qualcuno l'ha rapito? Maledetti. Attenzione, qui c'è una Pokéball. Infatti è una Pokéball. No, Salamence, perché adesso Salamence? Dovevi capitare adesso, no prima. Non è che ce l'ho, ma per favore, quando... No, Fer, questo è buio. CD&D. Thundershock, yeah. Andato. Vai, vattene, va. Questo mo entra così subito, Pico. A caso. Per favore, va. Tu? Ah sì, a te ho recuperato le tue cose. No, che... Presidente, casca, sval. Sì, sì, tuo figlio Rocco. Cioè, beh, sì, conta su di me. Presidente, conta su di me. Non sono una calcolatrice, ma ok. Attenzione, May ci sfida ad una lotta Pokémon. Pam, 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 pam. Wow. Cicorita e Paras. No, 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 peggio. Uno peggio di un altro. Sentum, che è super efficace perché è tipo terra. Non so, faint attack. Nulla. Bite, morso. Ma perché sto usando curse? Maledizione. Per l'appunto. Mudkip. Beh, contro Cicorita sì che dovrebbe avere frustrata. Oh, ha Razor Leaf, foglie lama. E stavo per dire frustrata, non frustata, il che è totalmente diverso. Bene, abbiamo vinto facilmentilissimo. Non è neanche una parola, ma la cogno io. Attenzione, il signor Marino ci porterà per mare. Dove dobbiamo andare? Ma andiamo a Bluruvia, tu che dici? Sì, vabbè, ciao, ciao. Ok, dobbiamo consegnare una lettera a Rocco Petri che si trova nella grotta. Ma prima io farei una visitina a capo palestra. Ma ancora prima di tutto, lui che ci dà la canna da pesca. Con la canna da pesca possiamo resettare i Pokémon nel caso siamo bloccati su un'isola senza la possibilità di trovare Pokémon selvatici. Con la canna da pesca possiamo resettare il nostro team e quindi poi insegnare surf a un Pokémon d'acqua eventualmente. Ah, sarà un po' una faticata sta randomizer, già me lo sento. Capo palestra! Che guardi? Ehi, che piglia? Tanto ora si randomizzano di nuovo e quindi mandiamo Rando, che è più debole di tutti. Cioè, ragazzi, il primo Pokémon è quello più debole di tutti. E capita un Pokémon normale! Ha le tacche delle wifi sulla schiena. Vabbè,
So cos'è. Era giusto una battuta. Astonish che può flinchare. No, manco per l'anticamera del cervello. Velen polvere. Vorrei tenermela per un altro Pokémon. Revenge. Sapevo che Revenge sarebbe stata più forte. Allora, Meritite sta solo cercando di caricare centripugno, ma non ci riesce perché appunto io lo attacco, lui flincia e quindi si casca, perde il focus, la concentrazione e quindi non può fare centripugno. Makuhita, che dovrebbe essere più forte. Ok, attenzione, Velen polvere, lo prende, è fatta. Può bulkarsi quando vuole, ma Velen polvere fa il suo porco lavoro. Però no, perché se poi io non ho super pozione. Più forte lui. Riproviamoci, vediamo un po' chi ci capita ora. Attenzione, non male, non male davvero. Lo addormentiamo. Buonissimo, e cominciamo a colpirlo con Tackle. Azione. No, Tackle forse. Tackle non è proprio esatto. Però abbiamo sempre Pokémon Ciofeche, porca miseria. Cioè, dopo la prima palestra è finita? Solo Pokémon Ciofeca? Ma come mi sta l'attacco, ma dai! Ma che cosa combini? L'unica cosa che posso fare è confonderlo. Lui fa bulk up, ovviamente. Ok, ora è confuso. E ovviamente non missa. Riproviamoci. Terza volta. Ma perché sempre Pokémon Scork? No, perché? Ma non missa neanche con Turbo Sabbia. Ma un team psichico fa schifo. Un Pokémon psico mi servirebbe. Sì, però... Confusione. Ok. Il problema è che in difesa è una Ciofeca pazzesca. Quindi ora vediamo un po'. Potrei anche fare di braciere per colpire sicuro, eh. Allora, super pozione, ok. Se le consuma per lui, vabbè, no. No, ok, allora. Smog. Ciao. Vai. Tu hai Water Gun, perfetto. Attacco speciale, quindi la difesa... Madonna. Sì. Oh, ce l'ho fatta! Finalmente! Ce l'ho fatta. Ah, non è mai stato più bello vincere una sfida in palestra. Tranne contro Chiara, quando avevo 11 anni. Oh, a questo punto consegniamo la lettera a Rocco e poi terminiamo l'episodio. Eh no ragazzi, qui resetto finché non mi capita uno che possa imparare Flash, perché è impossibile andare avanti senza. Ah, attenzione, lui lo può imparare. Vabbè, a caso, Lir, vabbè, non fa nulla. Basta, ecco qua c'è la luce, ok, perfetto. L'effetto del repellente è svanito, ma non importa perché qui, stranamente, l'ultimo piano ha la luce. Il mio nome è Rocco, mi interessano le pietre. Minerali, non pietre. A posto, allora, usiamo Fune Fugace. Ed eccoci, fuori, all'aperto. Bene, Cugi, primo video di questa randomizer particolare termina qui. Io spero che vi abbia interessato e incuriosito almeno un pochino. Nel caso, metto la ROM già patchata in descrizione. Bene, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!